Ciao a tutti, ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Marco Dria e oggi vi voglio parlare di beauty care, self care, cura della persona e in particolare di. Capelli. Non mi è mai capitato di fare un video del genere nel mondo dei capelli. Tendenzialmente faccio top 10, top 5 nel mondo profumi o comunque di altri prodotti, ma oggi invece ci tenevo a farlo di capelli. Siccome è un argomento che mi è abbastanza richiesto, la gente mi chiede che cosa faccio per mantenere i capelli così e mi chiede che prodotti utilizzo, soprattutto su Instagram e TikTok, a proposito, seguimi su Instagram ora. E quindi oggi vi faccio vedere quei 5 brand che ho utilizzato e che mi sono piaciuti di più. Mi è appena arrivata oggi anche la skincare che però vi farò vedere in un altro video. Tra l'altro non è un video sponsorizzato, tutti questi brand sono brand che ho provato di mia volontà, tranne uno che vi dirò che mi sono stati mandati ma che comunque approvo e non mi hanno pagato, gli altri sono tutti brand che invece ho cercato, ho ricercato, ho guardato in base al mio tipo di capello, in base a quello che serviva, in base alle recensioni, anche online, che cosa va nella community dei capelli e ho fatto le mie scelte e ho provato questi per un po' di tempo per poi selezionare quali sono i i miei preferiti. E in ogni caso vi lascio il link affiliato in descrizione se volete vederlo. Di Amazon sono link affiliati, quindi io ci prendo le commissioni, mi fareste anche ovviamente un piacere per supportare me, il mio canale e la mia crescita personale. Parto subito col numero 5. Non li ho più perché li ho finiti e probabilmente dovrò ricomprarli, lo utilizzo come eh, ogni tanto ancora una volta al mese perché faccio un tipo di routine che si chiama Carly Girl Method, non al 100% ma un 50% di quello. O ovvero cerco di utilizzare prodotti maggiormente naturali. Però anche quando si utilizzano prodotti per la maggior parte naturali, almeno una volta al mese o ogni due mesi bisognerebbe utilizzare comunque degli shampoo con solfati, eccetera, non è che danneggiano, danneggiano a lungo andare, ma una volta al mese in realtà aiutano per pulire di più il capello. Per il resto, comunque della mia routine, o altri consigli, vi lascio altri video in descrizione su video che ho già fatto. Però, per quanto riguarda questo brand, è quel brand che utilizzo una volta al mese eh, proprio per avere questo genere di approccio con i miei capelli, e comunque qualcosa che, se non mi interessa avere una, una, una routine naturale, ma vi interessa semplicemente avere dei bei capelli con prodotti che funzionano. Questo è il brand che consiglio di più. Il brand di cui parlo è John Frida, è un brand che avevo scoperto tempo fa quando avevo, io facevo un nuoto agonistico, l'ho fatto per 12 anni e quando facevo un nuoto agonistico i miei capelli erano un disastro ovviamente col cloro eccetera, non sapevo nemmeno di avere i capelli mossi barra ricci perché li lasciavo così com'erano, anzi io pensavo di averli lisci e quindi continuavo a lisciarmeli in qualche modo con prodotti, con spazzole e tutto fino a che un giorno ho detto basta li lascio così e ho scoperto di averli mossi. Dopo aver scoperto di averli mossi ho iniziato a comprare i miei primi prodotti per capelli ricci, ho smesso nuoto, da lì ho iniziato un po' a curare la mia immagine quando ho iniziato a lavorare nel mondo della moda, quando ho iniziato a fare i miei primi concorsi come modello e da lì i primi prodotti che ho trovato da Sephora, perché li avevo trovati da Sephora, che costassero un po' di più ma che fossero di qualità, erano appunti quelli di John Frida. Li ho sempre utilizzati e poi io ho cambiato piano piano, man mano che ho fatto nuove ricerche su nuovi prodotti li ho cambiati, però tuttora adesso quando ho fatto ricerche su John Frida ho scoperto che sono ottimi prodotti e quindi li, li, ogni tanto li utilizzo tuttora. Il quarto brand è sempre un brand invece più commerciale però funziona mi è piaciuto molto ed è il brand che mi ha inviato i prodotti per testarli per provarli e li approvo il brand invece è Kerastase questa qua è la linea ispessente ma in generale mi hanno fatto capire insomma anche altre persone con cui ho parlato nella community che è un brand che in ogni caso funziona la linea professionale diciamo di L'Oreal e la linea professionale diciamo Kerastase per capelli c'era solo da donna hanno fatto anche la versione maschile ispessente comunque per problemi per la gente che ha problemi di caduta di capelli oppure capelli fini cosa che ai ragazzi e agli uomini succede spesso e quindi io ho voluto metterla nella top 5 perché secondo me a parte che i capelli mi piacciono quando finisco la routine quando ho finito la doccia mi piacciono utilizzo sempre e soprattutto il loro siero quindi anche il siero dopo la, la doccia unica cosa non ho il balsamo la maschera o solo lo shampoo non so se esista ma penso che esista solo shampoo e siero e altri prodotti però per quanto riguarda shampoo siero eh, sono quelli che mi sono piaciuti di più soprattutto se non ti interessa che magari non hai i capelli ricci hai i capelli diciamo misti o comunque mossi lisci o di altro genere ti interessa semplicemente dei buoni prodotti che Rastase mi è piaciuto ora la mia top 3 dei miei tre preferiti questi li ho sperimentati provati riprovati e approvati uno meglio dell'altro in realtà metto 3 2 1 però sono tutti e tre ottimi non so quali sceglierei tra i tre, forse ve lo dico alla fine del video al numero 3 li ho appena finiti tutti e quindi li ho buttati via eh, ma li comprerò di sicuro soprattutto per il prezzo, quindi questo è quello un po' più budget, è Shea Moisture. Shea Moisture è un brand che utilizza prodotti super naturali, io lo cercavo proprio perché erano prodotti naturalissimi con infinite recensioni su Amazon di quanto fossero buoni, ci sono di vari tipi, io avevo utilizzato lo shampoo, quello rafforzante, il balsamo per capelli ricci e la maschera invece iperidratante, quindi ho usato una combinazione di tre tipi diversi e da lì i capelli mi sono cambiati subito. Con i prodotti naturali ci vuole un po' che il capello si abitui quindi all'inizio non essendoci comunque siliconi solfati e altro i capelli sembrano un po' più brutti confronto a un bellente un, eh, un, uno shampoo invece non naturale che ha queste cose che ti danno questo effetto wow che però dopo due o tre giorni invece non si vede più un prodotto naturale invece nel tempo ci vuole più tempo che ti abbellisca i capelli però poi è veramente bello perché è nutrito da dentro è sano non si rovina e quindi non ti distrugge il capello per renderlo più bello ma lo rende più bello perché è più sano c'è molestone mi è piaciuto tantissimo, soprattutto per il prezzo, soprattutto perché è naturale. Mi sembra che abbiano riformulato alcuni degli ingredienti, date un'occhiata, però c'è anche un sito in caso se vi interessa che i prodotti siano al 100% naturali, che voi mettete l'inci eh, su questo sito del prodotto e vi dice se è approvato oppure no dal Carly Girl Method. Anche se non è necessario, a dirvi la verità, seguirlo, perché ho notato che tanta gente segue, tanta gente non segue, vabbè. E da lì approvo in realtà shampoo, balsamo e maschere perché mi piacciono tantissimo. Quando utilizzavo quello a livello di styling... O utilizzavo i prodotti degli altri brand di cui adesso vi parlo, oppure utilizzavo uno della Revlon Professional che si chiama Orbital 2, che l'ho utilizzato per tantissimo tempo, funziona benissimo, vi lascio in descrizione. Al numero 2 Davines. Davines è innanzitutto un brand italiano, quindi tutto fatto da noi. È un brand che mi piace tantissimo perché, a livello di sostenibilità, è pazzesco. Ha tutto ecosostenibile, tutto riciclato, utilizza meno cose possibili per non rovinare l'ambiente. E tutti mi hanno consigliato di provare la, questa linea, la OI. L'ho provata, l'ho testata, ritestata, mi piace tantissimo. È veramente buona. L'odore che lascia per il qua è appassionati di profumi è proprio un odore di super pulito, quasi di panni puliti. Mi piace molto lo shampoo il balsamo mi piace, la maschera molto mi piace anche il All in One Milk che ho provato, che è un prodotto da mettere eh, non di styling ma che nutre i capelli prima di pettinarli o anche comunque dopo la doccia, ancora un po' da bagnatini questo è un olio di Ruku shampoo di bellezza assoluta, anche questo non è esclusivamente per capelli comunque mossi o ricci, va benissimo per tutti i tipi di capelli e dopo le milioni di recensioni positive che ho visto su Amazon ho detto sai cosa, ho visto anche tanti gente che ne, tanta gente che ne parlava in alcuni video, anche youtuber americani o altro, l'ho provata, mi è piaciuta tantissimo ed è il primo brand con cui ho ricevuto dei complimenti per i capelli esclusivamente dal punto di vista di odore e bellezza dopo la doccia, anche se gli altri, secondo me, funzionano comunque perché il mio numero uno, invece, è è Moroccan Oil. Moroccan Oil è uno, anzi, forse è il mio brand preferito in assoluto. A livello di prezzo, più o meno siamo lì lì, quindi non è iper carissimo, ma allo stesso tempo non è il prezzo del supermercato. Ecco, sono prodotti comunque un po' di nicchia, che però veramente valgono la pena perché è un investimento per, eh, per la cura di sé, ricordate che apparire bene, curare anche la propria immagine, poi riporta anche a livello di autostima, di sicurezza in sé, quindi nel lavoro, in tutto, nelle relazioni, quindi migliora la vita in generale. E Moroccan Oil, a parte l'odore, che penso che tra tutti questi sia il mio odore preferito, sa proprio di vacanza, sa proprio di questi oli esotici in vacanza, sa proprio di... non lo so, è buonissimo. Ho provato lo shampoo, il balsamo, la maschera, le maschere in realtà, a Carla che hydrating e anche i due prodotti di styling sempre curl e sempre hydrating a me piace tendenzialmente fare sempre invece che prendere tutto di una, di una linea prendere lo shampoo ad esempio idratante o comunque una base che aiuta per idratare o altro e mi piace prendere diciamo il balsamo o la maschera con delle cose diverse infatti ho preso lo shampoo idratante, la maschera repair e ho provato anche l'hydration e ho provato il balsamo invece quello proprio per arricciare i capelli quindi in realtà va bene anche questo per ogni genere di capello poi c'è quello specifico di Balsamo per i capelli ricci. È un brand che va tantissimo, alcuni lo odiano, alcuni lo amano. Per il mio tipo di capello funziona benissimo. Non ho provato in realtà l'olio in sé perché costa tantissimo, magari un giorno lo proverò, ma per ora è quello che mi lascia i capelli. Migliori durano per più tempo, anche Davines, siamo lì lì, in realtà forse anche Davines dura forse un pelino di più il genere di capello, però è un po' più bruttino, ma dello 2%, confronto a Moroccan Oil. Moroccan Oil mi piace un po' di più, ha i capelli come me lo lascia, mi fa proprio una, un riccio a molla, mi piace l'odore che lascia, mi piacciono tutti i prodotti essendo una linea completa, invece di questi non c'è la linea completa, purtroppo, perché devo prendere altre cose da altri prodotti, da altri brand, intendo. E se vi devo dire... Il hydration sono quelli che mi sono piaciuti di più. Forse riprenderei eh, tutto uguale, prenderei hydration. Questo curl per il conditioner, però la maschera la prenderei a hydration e prenderei hydration anche per quanto riguarda invece il, lo styling. L'ho notato che va meglio di quello di carl. Ecco qua, ragazzi: quindi questi qua sono i miei 5 prodotti, brand preferiti per i prodotti per capelli. Fatemi sapere nei commenti che cosa ne pensate, qual è il vostro preferito e se ne avete provato già uno di questi qua. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, ragazzi!